è nato 75 anni fa. Bisognava rinnovarlo, rigenerarlo. Mi vengono a trovare due soci, mi dicono: Pasqualò, qua bisogna fare... Pasqualò, affettuosamente. Dobbiamo fare il nuovo presidente e si è scelta la tua persona. Se guardate, io non lo posso fare perché ho tanti impegni, anche voglio stare pensionato, insomma, non... Allora hanno detto, dice, lo devi fare tu e basta. Ho detto, ma ora li frego. Ma come li frego? Se c'è l'unanimità che tutti mi votano e c'è uno contro, io non lo faccio. Invece c'è stata l'unanimità. Ho pensato di fare un rinnovamento perché si era nella fase di estinzione. Il ciclo di cultura, che è la storia culturale alcamese, non può chiudere. Rigenerarlo, metterlo a nuova forza per cercare di incrementarlo. Mi sono messo d'accordo con altri gruppi del Burraco, quelli della ginnastica, e siamo arrivati che da 25 siamo passati a 75. Finalmente questo risveglio sembra che ci sarà. Allora stasera noi abbiamo voluto partecipare all'insegna dello stare assieme. L'insegna dello stare assieme. Abbiamo riscontrato molte adesioni. Perché sono scillecato e non pregione. Scillecato. Scivolato forse. No, scillecato perché c'era un padre. La cultura in se stessa è il veicolo per continuare, secondo me, a far crescere un territorio. Dici bene, tant'è vero che noi abbiamo fatto degli incontri con alcuni personaggi che conoscono la storia di questo circolo di Alcamo, riunioni per ricordare cose antiche. Una ripresa di un circolo di cultura che era quasi agli sgoccioli, e quindi è encomiabile anche l'opera del presidente Pasquale Turano. Ti stiamo preparando con Toto Callo, chiamare Ciano, perché parlava scolto a casa mezza sei vela. Presenteremo all'anno nuovo una nuova ristrutturazione ancora migliore per continuare sempre più in alto. Che smettessa a chiamare, c'è stato... Quando ero bambino mio padre mi metteva nel cestone che posava sul pianoforte, quindi ho ascoltato musica sin dai primi mesi. Insegno pianoforte e poi faccio concerti. Ho studiato al Conservatorio di Palermo e poi ho seguito dei corsi all'estero. Assistere a uno spettacolo di cabaret e poi ascoltare anche musica possa dare linfa al nome cultura che porta il circolo. È un carrozzese che arriva e il vigile va, scappiamo. Quando Pasquale Turano chiama, Totò Borghese risponde sempre, certo, all'invito. Certo, eccolo qua. Mi sono permesso di organizzare questa serata, chiamare un grande amico, e l'ho invitato a passare questa serata in allegria con una cena, siamo tutti assieme, e in prospettiva, caro Totò, ci saranno altre cose migliori. Sì, diciamo, le persone già sono arrivate le persone. Io devo ringraziare Pasquale, come si chiamava quello? Pasquale Durante. Ah, Pasquale Durante. Durante. Durano. Vecchia, vecchiotti, c'hai un chiasso mezza sei vela, un chiasetto più. La vitalità di Pasquale Turano è qualcosa di inenarrabile, è vero Totò? Pasquale è uno di noi, e tutte le volte che io parlo con Pasquale, la cosa che proprio mi fa sentire giovane è la sua giovinezza. Pasquale è un uomo senza tempo. Vabbè, chiudiamola qui. Finiamola qui. Chiudiamola. Lasciamo con lo spettacolo. Chi stiamo dicendo? Io non sono mai stato, ma il problema è il pappagallo.